La ripresa dei lavori vede una parte più politica, forse anche quella più dura, dove cercheremo di tirare le somme e si rifletterà su alcune domande che sono state poste fra ieri e oggi. Con noi c'è Andrea Bertani, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle dell'Emilia Romagna. Il caso Emilia Romagna è stato tirato in ballo più di una volta, a lui chiederemo che cosa sta succedendo. Abbiamo anche una parlamentare in Commissione Ambiente. Daga con noi, anche lei chiederemo alcune cose. Io direi di partire immediatamente dall'esponente del Consiglio regionale del Movimento 5 Stelle perché la Regione Emilia-Romagna con Bonaccini che è entrata nella pienezza dei poteri già prima di Natale, mi sembra, è stato eletto a novembre, però prima di Natale era già nel pieno dei poteri, aveva un mese di tempo per poter scegliere di impugnare il famoso decreto Sblocca Italia, non l'ha fatto. Io spero che ci sia stato chi l'ha invitato invece a muoversi in quel senso, magari lui ha risposto di no. Chiamiamo quindi alla responsabilità il Presidente della Giunta regionale Bonaccini, perché poteva in tempo utile, ben prima della scadenza della fine del mese di gennaio, impugnare il decreto Sblocca Italia, sia per l'aspetto che riguarda, ne parlavo prima, le trivelle facili, che per quello che interessa anche l'argomento di oggi e di ieri, l'incenerimento dei rifiuti. Perché quella Giunta che dice a parole di tenere l'ambiente non l'ha fatto, a differenza di altre regioni come il Veneto, come la Lombardia, ne parlavamo prima. Si sono mosse per tempo e giustamente, se può pesare quel tipo di responsabilità anche nel proseguo dell'attività politica e come il Movimento 5 Stelle in Regione può provare a recuperare le fila di questo ragionamento, insomma, inseguirlo sulle sue responsabilità. Intanto dico che c'è anche Gianluca Sassi, consigliere regionale di Reggio Emilia, che è in Commissione Ambiente. Io non sono in Commissione Ambiente, però intanto comincio io. Allora, ci siamo insediati il 29 di dicembre. Appena ci siamo insediati, abbiamo effettivamente noi depositato subito una risoluzione per chiedere di intervenire sullo Sblocca Italia. La nostra era soprattutto incentrata sul discorso delle trivellazioni. Quindi l'abbiamo presentata, depositata, poi ovviamente non è stata discussa, perché quando tu la presenti poi ci sono dei tempi di discussione a seconda di quando ci saranno le assemblee successive. Quindi entro, mi sembra fosse il 10 gennaio 2015, quando si poteva, 18 gennaio, okay, quando si poteva fare, diciamo, questa azione per contestare lo Sblocca Italia, non è stata discussa. E comunque, diciamo, la Giunta dell'Emilia-Romagna non ha ritenuto intervenire come hanno fatto appunto Abruzzo, Campania, Lombardia, Marche, Puglia e Veneto. Poi ci sono i colleghi dei 5 Stelle della Regione Lazio che anche loro avevano fatto una risoluzione che comunque non, mi sembra non sia andata avanti. Quindi al momento siamo in questa situazione qui. La Regione Emilia-Romagna su questo aspetto non si è mosso. L'altro aspetto invece è come siamo messi ad oggi in Regione Emilia-Romagna? In Regione Emilia-Romagna siamo al punto in cui è stato approvato dalla Giunta regionale il piano rifiuti, quello, il piano rifiuti famoso di Errani, successivo alle dimissioni dell'assessore che aveva fatto un piano rifiuti leggermente differente. Quel piano rifiuti deve essere adottato dall'Assemblea legislativa. E in ballo c'è anche la legge rifiuti. Nella scorsa legislatura erano state presentate due leggi di iniziativa popolare, che conosce bene Belosi, che è venuto ieri perché è uno di quelli che ha dato una mano a scriverle. A seguito di quelle due leggi di iniziativa popolare, poi era stata redatta una proposta di legge a nome di vari consiglieri che riprendeva in parte tutto quello che era scritto in queste leggi di iniziativa popolare, mediandole un po' con le richieste, diciamo, dell'Assemblea, quindi un po' più politica, e quindi quelle due leggi, secondo lei, erano un po' troppo avanzate, era una sorta di mediazione. Cadendo la giunta Errani, decade, tutte le proposte di legge di iniziativa dell'Assemblea della Giunta decadono, non decadono le leggi di iniziativa popolare. Quindi ad oggi sul tavolo ci sono quelle due leggi di iniziativa popolare. Sappiamo, adesso qui magari ce ne parla meglio Gianluca, che probabilmente la Giunta presenterà una sua proposta di legge che dovrebbe ripercorrere quella mediazione che c'era già stata la volta precedente. Passo la parola a Gianluca eventualmente. Sì, buongiorno a tutti. La Giunta e la persona dell'assessore Gazzolo che si occupa proprio di questo tema ha tutte le intenzioni di approvare sia la legge
ad oggi diciamo in stallo, quella appunto di iniziativa popolare, quel testo che non vide il compimento del suo percorso proprio per la decadenza di Errani, ed è quella a cui ha partecipato anche Bellosi, quindi il testo si partirà da quello. Qualcuno vorrebbe addirittura migliorarlo prima di arrivare alla sua approvazione, alla sua adozione, e sembra e si spera che sia un miglioramento, diciamo, una modifica migliorativa nel senso verso i rifiuti zero, quindi ci vedrà molto attenti in questo. Il percorso è brevissimo perché si parla di aprile, e quindi prossimo mese nell'agenda della giunta regionale, aprile è il mese in cui lavoreranno proprio sulla legge rifiuti e sul piano. Per quanto riguarda il piano, a quanto appunto lo stesso Bonaccini ha detto quando ha presentato il suo programma di mandato, e la Gazzolo ha confermato che vogliono approvarlo così com'è. Quindi non c'è l'intenzione di farlo passare in commissione per riuscire a dargli, diciamo, una sistemata in termini migliorativi, perché così com'è in realtà non solo non va certo, non spinge certo verso la strategia di rifiuti zero, comunque verso quella sostenibilità nella gestione dei rifiuti che evita l'incenerimento della discarica, ma cerca addirittura di congelare un po' quella che è la situazione, no? Cioè non va in evoluzione verso un progressivo miglioramento della situazione. Quindi dal nostro punto di vista forse dovrebbe addirittura essere più calata verso la legge, cioè che la legge invece ha una tendenza a cercare di migliorare la situazione, il piano no. Quindi siamo in una fase in cui non riusciremo credo, a portare in commissione quel testo, perché l'intenzione della Giunta è quella di andare avanti a ritmo molto serrato e senza troppi intoppi. Noi cercheremo comunque in ogni caso di pungolarli perché in commissione vengano e ci sia il tempo di discutere anche il piano, oltre magari gli eventuali emendamenti che vorranno fare sulla legge, ma non è detto che ci ascolteranno. A me Bonaccini ha detto a quattro occhi, dopo la presentazione del suo mandato, quando gli feci notare che il suo programma è, secondo lo Sblocca Italia, era inapplicabile, non ha senso, aveva una contraddizione almeno sul tema rifiuti, perché c'era la volontà da parte almeno dichiarata di recupero dei materiali da parte di Bonaccini, ma poi avremmo avuto lo Sblocca Italia, che l'articolo 35, nel momento in cui verrà applicato, può andare a superare qualunque regolamento locale. Quindi gli ho chiesto espressamente come si sarebbe posta la regione in quel caso, cioè nel caso succedeva una cosa del genere, la regione cosa avrebbe fatto, che azioni avrebbe fatto. E prima di me la stessa Giulia Gibertoni, il nostro capogruppo, gli ha chiesto espressamente di impugnare lo Sblocca Italia, proprio per il fatto che non è stato messo a calendario nelle discussioni d'aula, noi però l'abbiamo introdotto comunque come argomento nell'intervento orale. Non sono stati molto chiari. La risposta qual è stata? Non sono stati molto chiari, non sono arrivati a parlare esattamente di cosa. Diciamo che hanno parlato in modo molto ampio del programma e delle intenzioni di carattere politico in linea generale. Non entrano mai nel merito specifico quando quello specifico argomento crea un problema di tipo politico. Aggiungo giusto due cose sui limiti del piano rifiuti. Il piano rifiuti prevede due cose: uno, la riduzione dei rifiuti non più differenziabili, e uno, l'aumento della raccolta differenziata. L'aumento della raccolta differenziata, si dice, vogliamo arrivare al 70% nel 2020 e vogliamo ridurre del 20-25%, poi in realtà le simulazioni mi sembra che le facciano sul 20%, dei rifiuti non più differenziabili al 2020 rispetto al 2011. E se andiamo a guardare i dati 2013, è appena uscito il report rifiuti 2014 che si basa sui dati 2013, e nel 2013 abbiamo avuto 1.268.000 tonnellate di rifiuti non differenziabili. Il piano
prevede al 2014 1.224.000, cioè, quindi praticamente noi stiamo ottenendo già i risultati del piano senza aver fatto niente. Quindi questo per dirvi come è poco ambizioso questo piano, cioè questo piano praticamente prevede, un po' per l'ottimizzazione dei processi produttivi, un po' per la crisi, il fatto che i rifiuti non differenziabili stanno diminuendo per conto loro. Quindi noi potremmo puntare sicuramente ad arrivare molto più in alto come riduzione dei rifiuti. Quindi l'idea sarebbe di entrare dentro il piano e dire vogliamo ridurli ancora di più, anche perché se applicassimo quello che stiamo applicando ad esempio a Parma, possiamo arrivare veramente a dei dati eccezionali. Cioè noi adesso in Emilia-Romagna mi sembra che siamo sui 270 kg abitanti di rifiuto non differenziabile e vogliamo arrivare sotto i 100 kg. Cioè ieri abbiamo visto Ponte delle Alpi, siamo sotto i 30, siamo sui 30-35. Noi vogliamo arrivare a quell'obiettivo lì. Con gli obiettivi stile Parma potremmo arrivare a spegnere nel 2020 3-4 inceneritori, con gli obiettivi del piano ne arriviamo a spegnere 1-2, quindi forse, quindi la differenza è tutta qui. Un'ultima cosa, scusate perché ho preso gli appunti sparsi e non me li ritrovo tutti. L'altra cosa è incongruenza del piano e Sblocca Italia, cioè noi nel piano diciamo il piano individua nel rispetto del principio di prossimità forme di flessibilità nella gestione dei flussi di rifiuti urbani. Cioè praticamente loro dicono se per caso ho un fermo impianto nell'inceneritore di Cesena posso conferire a Ferrara, Ravenna o Coriano perché siamo vicini. Se ho un fermo impianto a Bologna posso conferire a Modena. Quindi c'è il principio di prossimità, cioè i rifiuti che purtroppo devo bruciare perché non applico politiche per ridurli, li brucio vicino a dove li produco. Lo Sblocca Italia dice tutta un'altra roba, quindi esiste questa incongruenza, cioè il nostro piano rifiuti, anche se sarà approvato così e non ci piace, dice delle cose che sono incongruenti con lo Sblocca Italia. Non abbiamo capito ancora questa giunta come vuole conciliare queste due cose. Secondo me sono inconciliabili, insomma. La Sassia Bertani, diciamo di non lasciarci soli, di non dimenticarsi di Forlì, perché l'esperienza di altri consiglieri regionali dicono che c'è questa orbita bologna-centrica per cui la Romagna alla fine diventa la parte meno valorizzata. E quindi vi ringraziamo per esserci. Se non ci sono altri interventi da parte... Volevo solo aggiungere una cosa che in realtà mi sembra di dire una cosa giusta. Nel piano regionale comunque non c'è nessun spegnimento di inceneritori, cioè non c'è proprio esplicitamente non c'è nulla, per cui è questo il guaio di questo piano regionale che fa acqua da tutte le parti. No, si parla di riduzione globale entro il 2020 di due inceneritori, mi sembra Modena e Ravenna, ma Forlì comunque rimane al top perché Forlì è stata scelta per essere quella che deve incenerire di più. E noi abbiamo dei politici che di questa cosa non si sono accorti e quindi continuano a tacere, mentre Forlì, che potrebbe essere veramente la capitale dell'immondizia incenerita, continua a tacere. La Forlì che non ci rappresenta però, perché noi queste cose continuiamo a dirle.